categoria di prodotti ultrabook per Intel è estremamente importante. Ultrabook è un trademark di Intel, quindi Intel stessa ha definito questa categoria di prodotto come qualcosa che è solamente l'inizio. C'è una nuova categoria che sta crescendo oggi, è un'altra giornata importante perché presentiamo insieme a Fujitsu il primo ultrabook pensato espressamente per il mercato professionale, quindi un percorso importante. Due parole sulla categoria di prodotto. Innanzitutto perché abbiamo pensato di dover definire e investire una nuova categoria? Perché è cambiato completamente il modo di pensare il notebook nel vecchio stile. Oggi anche noi abbiamo messo l'utente al centro dell'utilizzo di queste macchine, quindi anche il modo di progettare, di pensare questi nuovi device deve essere assolutamente fatto avendo al centro l'utente. L'esperienza utente è quella che guida l'innovazione d'ora in avanti, è quella che fa da driver a nuovi processi di innovazione. Quindi l'ultrabook doveva in qualche modo caratterizzare questi nuovi aspetti. Dal punto di vista, diciamo, del più tecnologico, una macchina portatile può essere definita ultrabook solo ed esclusivamente se risponde a tutta una serie di caratteristiche tecniche ben precise. Queste le trovate nella cartella stampa, sono ben note, ma estremamente importante. Ad esempio, una che caratterizza l'ultrabook è il fattore di forma. Il fattore di forma è importante perché la macchina deve essere sempre più portatile e quindi un ultrabook può essere definito tale solamente se ad esempio qualora avesse un monitor, un display inferiore ai 14 pollici, questa macchina non può essere più alta di 18 mm. Quindi già andiamo a capire che il fattore di forma è un elemento caratterizzante. Non solo le prestazioni di un ultrabook non possono essere inferiori, ma se non addirittura migliorative rispetto a una macchina non ultrabook, sia dal punto di vista del calcolo che dell'aspetto, diciamo, grafico, delle prestazioni grafiche. Ma soprattutto un altro aspetto importante della categoria di prodotto, prima volta che viene inserita, è la capacità di rispondere all'utente in maniera molto rapida. Una caratteristica in particolare è quella del passaggio dalla modalità stand-by, hibernate, alla modalità on entro i 7 secondi. E queste sono caratteristiche che vengono misurate, quindi è estremamente importante. Altro aspetto legato alla categoria ultrabook sono le caratteristiche di sicurezza. Due fra tutte, l'anti-theft, che obbligatoriamente deve essere a bordo di queste macchine, basata sulla Intel Anti-Theft Technology, ed un'altra altrettanto importante, l'Intel Identity Protection Technology, con la quale anche qui viene migliorata l'esperienza dell'utente per gli acquisti online. Quindi questi aspetti legati al fattore di forma, alle prestazioni, alla capacità di rispondere rapidamente, alla sicurezza, sono elementi importanti di questa nuova categoria di prodotti. Contestualmente a questo abbiamo una nuova CPU Core di terza generazione, CPU che andiamo a produrre sulla tecnologia di processo a 22 nanometri, estremamente importante perché senza tecnologie di processo di questo livello macchine di questo tipo non si fanno, ed il percorso nostro dal punto di vista tecnologico è inesorabile, abbiamo delle roadmap estremamente stringenti e su questo, diciamo, percorso continuiamo a innovare. Poi, diciamo, l'elemento finale con cui comunque è già cominciato è il fatto che oggi introduciamo la prima macchina pensata per il mondo business. Quindi siamo estremamente grati a Fujitsu di aver innovato in questa direzione e ritengo che questo qui sia veramente un passo importante, perché da oggi possiamo veramente cominciare a parlare, in particolare io che in relazione col mondo enterprise, col mondo corporate, dell'ultrabook anche in questo mercato. Quindi per entrare meglio nelle caratteristiche specifiche dell'ultrabook Fujitsu per il mondo business, io passo la parola. Passo la parola a me, grazie. Allora, io mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Fabrizio Falcetti, responsabile dei programmi di sviluppo di marketing per quanto riguarda la parte di Fujitsu. E prendo spunto da quello che diceva Carmine. Una volta io ero abituato a portare così le cartellette stampa, vi ricordate, ormai le cartellette stampa sono su USB, qual è la cosa migliore di portare un ultrabook, così, molto pratico, molto leggero. Diceva Carmine, giustamente il primo
ultrabook pensato per la mia, per il mondo professionale, il primo disponibile pensato per la linea professionale, per quei professionisti che necessitano di avere una macchina potente, ma questo ci ha affidato, ci siamo affidati al leader, quindi a Intel con il processore di terza generazione, affidabile, prodotta nei nostri laboratori in Giappone, quindi non è un prodotto terze parti, è un prodotto di Fujitsu, e naturalmente performante, ma soprattutto sicura. Io ho analizzato un po', non so se siete d'accordo, spero di sì, ma ho analizzato un po' come è cambiato il modo di lavorare, il modo di utilizzare questi oggetti, soprattutto per i professionisti. Prima avevamo che da internet si scaricavano i documenti, si lavoravano i documenti e si gestivano i documenti in maniera locale. Adesso un po' il flusso, se vogliamo, ha cambiato verso. Con il cloud, con il web, con la parte di condivisione di documenti, immagini e quant'altro sulla parte web, il flusso è cambiato da il portatile, dall'unità, verso il cloud, verso la rete. Questo però pone davanti a determinati problemi. C'è sempre più mobilità. Io mi posso portare dietro tutto quello che mi serve in soli 16 mm, in 1,4 kg di peso. Però pone anche degli altri problemi. Prima su tutti quello che ha detto Carmine, la sicurezza. L'altro giorno sono stato all'evento di Intel dove hanno fatto delle bellissime interviste a persone della strada, persone che passavano per la strada, e uno di loro ha detto una cosa secondo me molto interessante. Ha detto: se mi portano via il mio notebook, mi portano via un pezzo di vita, mi portano via delle informazioni, mi portano via un pezzo di me. Non so di dove c'era. Ed effettivamente è così, ma per un stato del professionista, non solo portano via un pezzo del professionista, portano via un pezzo dell'azienda. Portano via qualche cosa che è veramente molto importante, che al professionista serve per fare business, per guadagnare i propri soldi ogni mese, ogni giorno. Quindi l'aspetto sicurezza deve necessariamente essere molto curato, l'aspetto di produttività personale deve essere necessariamente molto curato. E qui, grazie all'ultrabook, l'IQV 772, noi questa caratteristica, che tra l'altro chi conosce i nostri prodotti ha già visto su tante altre macchine, perché non è soltanto, noi qui stiamo presentando l'ultrabook, ma c'è tutto il rinnovamento di gamma, tutti i iPhone verranno rinnovati. La sicurezza è un nostro pallino, e per sicurezza intendo vari livelli di sicurezza, perché noi siamo sottoposti tutti i giorni a diversi tipi di attacchi, dal classico antivirus alla sicurezza dei dati. Carmine prima ha citato l'ATP, dopo lo vedremo un attimino, ma anche semplicemente l'accesso della macchina. Noi su questa macchina abbiamo integrato un lettore di impronte digitale che serve sì ad avere accesso alla macchina, quindi io faccio in maniera sicura l'accesso alla mia unità. Posso criptare addirittura i dati. Questa macchina è completamente configurabile, io posso montare un disco SSD oppure un disco standard. Il disco standard può diventare full data encryption, FDE, quindi posso criptare completamente i dati. Ma non solo, il fingerprint serve anche, e dopo se volete abbiamo una dimostrazione, a proteggere la mia identità, oltre che quella di un genitore, su web. Io mi posso collegare ai miei siti professionali, privati, in totale sicurezza. Non solo, grazie all'associazione tra la mia impronta digitale e le varie password delle utenti, io non sono più costretto, anzi, è sconsigliabile utilizzare, come fanno in tanti, le stesse password con piccole magari differenze su vari siti. Io posso usare password più complesse, più articolate, più difficili da trovare, senza avere bisogno di ricordarmele o senza avere bisogno soprattutto di digitarle mentre sono in un luogo poco sicuro. Se sono in ufficio non c'è nessun problema, ma se sono in una sala d'aspetto di un aeroporto o addirittura se sono in aereo, la persona che mi siede di fianco a me, che siede di fianco a me potrebbe essere la persona più onesta di questo mondo, non potrebbe banalmente vedere la mia password. Allora io con l'impronta digitale proteggo l'accesso ai miei dati e proteggo anche l'accesso alle mie cartelle pubbliche, al mio share e anche ai miei social network, perché no? Quindi in maniera totalmente sicura. Altro punto interessante è la tecnologia GoPro. Con la tecnologia GoPro io aumento la mia produttività personale. Perché? Perché con la tecnologia GoPro, e dopo venderemo una dimostrazione, io ho un IT capace di intervenire in tempo, non dico reale, ma poco ci manca, se ho un problema sulla macchina, e quindi mettere l'utente, il professionista,
in grado di ripartire e di far funzionare completamente la macchina, andando ad aumentare la produttività personale. Quindi produttività personale aumentata vuol dire produttività aziendale, vuol dire maggiore competitività su questo mercato. Non solo, il TPM mi permette di criptare e di avere determinate password già direttamente all'interno della mia macchina in maniera totalmente sicura. Non solo, abbiamo parlato prima di tecnologia TP. La tecnologia TP mi permette, in caso di furto o smarrimento della macchina, cosa che purtroppo avendo una macchina ad alta mobilità può succedere, di bloccare completamente la macchina, di dare dei tempi in cui la macchina, se non si collega, viene bloccata, naturalmente sempre in grado di essere sbloccata tramite una corretta password o corretta passphrase, o addirittura arrivare a tracciare la macchina e cancellare da remoto i miei dati. Quindi io, professionista, ho perso i miei dati, ho perso la mia macchina, li ho criptati, ma potrebbero in qualsiasi motivo essere trovati. Con la tecnologia TP io vado a bloccare, cancellare completamente la macchina, rendo la macchina completamente inutilizzabile. Posso cambiare l'hard disk, la macchina rimane inutilizzabile, a meno che non conosco la passphrase. Addirittura con il nostro servizio da Absolute io posso andare, ho un'unità di recupero della macchina, quindi quando la macchina entra in internet io posso andare a tracciarla e tramite naturalmente questa unità che lavora in collaborazione con le forze dell'ordine posso andare a recuperare la mia unità, la mia macchina. Quindi queste tecnologie sono estremamente importanti, soprattutto per il professionista, perché il professionista lavora con la sua proprietà intellettuale, la sua mente. Quello non sono tanto i software che ho all'interno della mia macchina a essere importanti, è quello che io produco con questi software. E se questi mi vengono a mancare, mi vengono rubati, mi vengono persi, mi vengono in qualche modo danneggiati, io devo avere la possibilità di bloccare i contenuti, di avere in completa sicurezza, di lavorare in completamente sicurezza. Alcune caratteristiche poi sono, veramente c'è il primo, per esempio l'ultrabook è estremamente sottile, questo non vuol dire rinunciare a qualcosa, è estremamente leggero, 1,4 kg di peso, questo però non vuol dire rinunciare a qualcosa. Su questa macchina abbiamo uno schermo 14 pollici anti-glare, e voi sapete tutti bene che nonostante io stesso consideri il display glare molto più carino, molto più bello da vedere, quando devo lavorarci tutta una giornata o più giorni, il dispositivo anti-glare è anche più rilassante. Ho parlato della tecnologia VPro, a questo punto però, siccome a me piace far vedere le cose, farle toccare con mano, infatti qui sui vostri tavoli avete tutta una serie di unità che vi invito proprio a vedere, sentire, perché l'esperienza tattile è sicuramente quella più importante, quella più appagante. Ho parlato di tecnologia VPro, adesso con il supporto di Intel vi faremo vedere che questa tecnologia c'è, funziona, funzionava anche già nelle precedenti versioni, ma provate a pensare su una macchina da 1,4 kg estremamente portatile, cosa può essere, in quale modalità può essere utile. E a questo punto lascio la parola ad Andrea Toigo, giusto, perché intanto mi sbaglio, ma e lui mi riprende, per fare proprio una dimostrazione fisica della tecnologia. Grazie a tutti. Grazie Silvio. Buonasera a tutti. Molti di voi mi conoscono, sono Andrea Toigo di Intel e questa sera appunto volevo fare una dimostrazione pratica della tecnologia VPro. La tecnologia VPro che cos'è? È una tecnologia che abbiamo inserito all'interno di una determinata fascia di client professionali ormai da sono 5 anni e sostanzialmente è lo stesso tipo di tecnologia che viene utilizzata da anni nel mondo dei server per controllare remotamente le macchine. Uno dei vantaggi di questa tecnologia è appunto la possibilità di avere la gestione remota completa della macchina. Questo che è appunto il modello U772 di Fujitsu è il primo ultrabook con tecnologia VPro disponibile sul mercato. La mia dimostrazione toccherà un po' tutte le principali caratteristiche. Spero che, purtroppo non abbiamo un proiettore perché la bella location ci impediva di averlo, spero che si veda abbastanza. Comunque spiegherò quello che sto facendo e vi do una dimostrazione qui
sostanzialmente qui duplicherò lo schermo del mio lo schermo del mio portatile, che è anche questo un Lifebook con tecnologia GoPro, e sostanzialmente si vede quello che sarà rappresentato anche sull'ultra. Adesso facciamo uscire lo schermo anche sul portatile. Non occorre. Sì. Vediamo se si vede adesso. Ok, perfetto. Quindi qui per cominciare ho l'utilizzo tipico che comunque molti in azienda fanno, ossia l'ultrabook o il notebook standard. Generalmente quando sono in azienda lo metto sulla mia scrivania, è alimentato e più delle volte connesso anche alla rete cablata, per cui parto come esempio dalla configurazione standard dell'ufficio. Chiaramente in queste condizioni il più delle volte, se ho un problema dal punto di vista hardware o software, quello che faccio, chiamo il mio supporto tecnico, apro il famoso ticket, qualcuno mi risponde al telefono. Teoricamente nella nostra azienda, come cosa preferenziale, facciamo tutto quanto via chat, però via chat funziona solamente se tutto funziona correttamente, e poi il più delle volte se c'è un problema cercano di connettersi remotamente al PC. Questo viene fatto generalmente tramite un agente, quindi tramite un software che deve essere funzionante all'interno del mio personal computer, e la connessione remota. Se però c'è un qualche problema che previene il funzionamento dell'agente, ho perso completamente il controllo e quindi devo presentarmi direttamente presso l'utente o farmi spedire il PC. In questo caso con la tecnologia GoPro abbiamo superato anche questo tipo di problemi. Grazie alla grafica integrata nel processore siamo in grado di remotizzare completamente a livello hardware la connettività remota. Quindi con dei software opportunamente abilitati, e ci sono dei software come i nostri software di sviluppo che possono essere utilizzati gratuitamente, o software commerciali tipo la versione BNC Viewer Plus che adesso vi farò vedere, posso prendere il controllo della macchina. Questo può avvenire all'interno di una LAN, può avvenire anche con connessioni remote, quindi avere la macchina invece che qui sulla stessa scrivania, potrei averla a casa mia a Padova o da un'altra parte in ufficio. In questo caso per connettersi basta sapere, per comodità lo faccio tramite indirizzo IP, ma potrebbe essere il nome macchina, quindi tramite Fully Qualified Domain Name mi posso connettere. Purtroppo è un po' piccolo, comunque io ho aperto la sessione BNC Viewer Plus, la prima cosa che mi chiede in questo caso sono username e password con cui potermi connettere, per cui vado a digitarle. E mi connetterò alla macchina. Ora, per motivi... Come dice, mi sono... È bello delle demo, no? Che non si connette, ma... caso oh, fantastico, l'effetto demo classico. È l'effetto demo classico. Per fortuna ho un valido aiutante che è sul fondo della terrazza, che ha un suo ultrabook in mobilità, e meno male, che c'è lui che ha l'ultrabook in mobilità, e io ho un problema di rete.
e che ha un problema. Che problema hai, Marco? Allora, io purtroppo, perché non sono un grandissimo utente, ho in maniera inavvertita scollegato il driver di rete di Microsoft del mio sistema operativo e quindi purtroppo non riesco più a lavorare. Chiamo il mio servizio tecnico che è in India e non è a Padova, che naturalmente mi risolverà questo problema. Ce l'ha l'indiano, ce l'ha un po' di un po' indiano, sì. Quindi mi connetto alla sua macchina, che in questo momento non riesce neanche a connettersi a internet, e usa il microfono, che mi devi anche dire il numero. Per motivi di sicurezza e di privacy, in modo che io utente non possa prendere il controllo. Allora, praticamente, giustamente per motivi di privacy, questa, diciamo, questa tipologia di applicazione fa sì che l'utente che ha qualunque problema tecnologico, comunque prima naturalmente che qualcuno prenda il controllo della propria macchina, acconsenta ad avere il controllo della propria macchina. In questo caso il numero è l'17 9498. E quando ho inserito il numero che mi è stato comunicato telefonicamente dall'India, prendo il controllo remoto della macchina. Quindi quello che io sto vedendo in questo momento, che sto facendo, è essere effettivamente all'interno della macchina di Marco. Vedete che il monitor che io ho sul mio monitor è quello che si vede sullo schermo che in questo momento c'è Andrea. E la cosa più interessante da notare è che se io vado a guardare le proprietà della connessione di rete, in questo caso ci fa vedere che proprio il suo personal computer risulta completamente sconnesso dalla rete. E nonostante questo io sono all'interno, sto prendendo controllo, sto correggendo il suo problema, per cui vado a cambiare le proprietà e gli riabilito la scheda di rete. Marco, la prossima volta, se non sai che cosa stai facendo, evita di farlo. Ti ringrazio mille, Andrea, meno male che ci sei qui. Per fortuna. E quindi ho risolto il problema. Questo è un esempio forse un po' limite, ma comunque è un esempio abbastanza esplicativo di quello che può succedere in un'azienda dove generalmente, come per esempio anche nel nostro caso, non abbiamo delle persone che si occupano dell'assistenza dei computer qui in Italia, ma dovessimo avere un qualsiasi problema hardware che non riusciamo a risolvere tramite i nostri agenti software, il PC lo dobbiamo spedire o in Francia o in Germania perché venga riparato. Per cui questo comporta generalmente un costo piuttosto elevato, legato proprio semplicemente allo spostamento, e dall'altra parte dei costi di fermo, quindi di mancata produttività. Poi è discutibile quanto io o Marco siamo realmente produttivi, comunque di mancata produttività per l'azienda. E quindi questa è una tecnologia che, e questo è un altro aspetto fondamentale da ricordare, a parità di altre componenti, generalmente una macchina con tecnologia WPro o senza tecnologia WPro ha una differenza di prezzo veramente minima, cosa che diciamo, dal punto di vista dell'investimento aziendale è assolutamente ragionevole, soprattutto considerando quanto può costare ogni fermo macchina, soprattutto in situazioni piuttosto disagiate. Altre funzionalità. Quindi Andrea, mi dici ad esempio, qui è una configurazione che hai fatto vedere con la rete standard, sì. Quindi questa tecnologia ad esempio può funzionare anche se io sono connesso, perché la macchina ad esempio quella che aveva Marco ha anche l'UMTS integrato, addirittura 4G, ho l'utente classico che mi dice oddio non riesco a collegarmi, cosa devo fare? Io posso prendere il controllo e dire guarda che qui c'è un'iconcina qua al car watcher, premi sulla tua iconcina e collega. Magari
Ci siamo quasi. Sì. La tecnologia VPA in effetti aumenta la mia produttività, perché un errore che io, che mi avrebbe bloccato e magari mi avrebbe impedito di lavorare, può da remoto essere risolto. Sì, diciamo, mi permette di ridurre notevolmente il termomacchina, quindi ridurre notevolmente la mancanza di produttività, ridurre i costi connessi ad una riparazione, e dato che è legato puramente all'hardware, previene anche, mi aiuta a risolvere tutta una serie di problemi software che potrebbero intervenire o che potrei io inavvertitamente causare come utente della macchina. E quindi sicuramente... Qui anche a livello di sicurezza non devo spedire la macchina, la posso utilizzare da remoto, quindi insomma, non voglio dire male dei corrieri, però evito di spedire la macchina che non so a chi in mano va e cosa succede durante il trasporto. Esattamente. Altre caratteristiche: posso connettere dispositivi remoti, per cui potrei far partire la macchina remotamente da un altro, da un'immagine di un CD o di un DVD con i miei strumenti di diagnostica. È esattamente quello che sono abituato a fare con strumenti di gestione pensati inizialmente per i server, che hanno però generalmente un costo all'intorno dei 300 euro almeno per macchina. Qui la differenza di prezzo veramente tra avere una macchina con tecnologia VPro o senza tecnologia VPro a livello di, una volta che i componenti siano gli stessi, è veramente minimo. Io poi sono a disposizione se avete altre domande. Esatto, infatti, non vorrei annoiarvi. Infatti voglio dire, noi adesso vi aspettiamo il buffet, siamo tutti qui, caso avete domande o dubbi o perplessità, o se volete vedere anche qualche spunto tecnologico, siamo qua a vostra disposizione. Grazie.